Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vorrei fare un video di stampo un po' storico, diciamo così, perché ho pensato di parlarvi delle principesse più famose della storia, ma non le principesse delle favole e neanche le principesse moderne, ma quelle principesse storiche che sono esistite veramente in un'epoca un pochino, diciamo, passata, quindi andremo un pochino indietro nel tempo e che sono state importanti per qualche ragione. Quindi oggi in questo video facciamo una carrellata di queste principesse più famose della storia. Ovviamente solo alcune perché non potevo citarle tutte, però vediamo insieme alcune di queste principesse. La prima è Maria de' Medici, che è stata in carica più o meno nella prima metà del 1600. Si è sposata a 27 anni con Enrico IV, che era il re di Francia, e da lui ebbero 6 figli. Il suo però non è stato affatto un matrimonio felice, già a partire dalle nozze che sono avvenute per procura, quindi questo significa che lo sposo non era presente alla cerimonia nuziale. È sempre stata una principessa un po' sola che comunque in qualche modo ha cercato di combattere questa solitudine diventando un po' autoritaria perché voleva in qualche modo mettere un po' da parte l'ascesa al potere del figlio, anche se poi non c'è riuscita, per cercare di stare lei più in vista. Il 12 maggio del 1610 è stata incoronata all'abbazia di Saint-Denis. Ma dopo soli 2 giorni è rimasta vedova perché il marito è stato assassinato. Quindi l'erede diretto sarebbe stato il figlio Luigi XIII, che però era troppo giovane per salire sul trono. E quindi Maria de' Medici è salita sul trono al posto del figlio, in attesa che lui potesse avere un'età sufficiente per poter prendere il potere, che poi ha preso all'età di soli 16 anni. Maria de' Medici è sempre stata una donna abbastanza autoritaria che ha sempre cercato di prevaricare un po' sul figlio, perché ha sempre cercato di rimanere un po' lei in vista rispetto al figlio. Però è stata una donna anche molto sola e infelice, quindi non ha avuto, diciamo, una storia particolarmente brillante, caratterizzata da felicità e da gioia. La seconda principessa è Elisabetta di Baviera, conosciuta come la principessa Sissi, è famosissima, penso che sia la principessa più famosa della storia. È stata in carica più o meno nella seconda metà del 1800, era di origine appunto austriaca, quindi della Baviera, era una duchessa di nascita e poi è diventata imperatrice d'Austria, regina apostolica d'Ungheria, di Croazia e di Boemia, quindi ha avuto un sacco di cariche importanti. È stata una principessa amatissima, un po' ribelle alle convenzioni sociali, quindi anche un po' per questo si è sempre distinta, perché lei lo sopportava poco il protocollo e non ne faceva mistero, quindi è stata una principessa particolare, però sicuramente molto amata. La sua vita purtroppo ha avuto una triste fine perché nel 1898 a Ginevra è stata assassinata da un anarchico italiano, quindi ha fatto veramente una brutta fine. E sicuramente è stata la principessa più famosa e non dico la più importante perché ce ne sono state altre importanti, però sicuramente quella più famosa a cui sono stati dedicati tanti film, tanti libri, tante fiction, forse addirittura c'è un cartone animato, ma non vorrei sbagliarmi. Quindi insomma, questa non poteva non essere inclusa in questo video. La principessa, forse meno conosciuta, è Caterina di Russia, detta anche Caterina la Grande, regnato nella seconda metà del 1700, era imperatrice di Russia e la cosa particolare è che lei è salita al trono perché ha detronizzato suo marito con un colpo di stato, quindi l'ha proprio buttato giù dal trono. Il suo regno è stato caratterizzato dall'assolutismo illuminato. Questo significa che, come anche tanti altri personaggi di quell'epoca, era convinta che i re, comunque i regnanti, avessero il potere assoluto perché Dio li aveva investiti del suo potere, della sua divinità. Quindi erano molto rigidi e molto autoritari in questo senso, erano convinti comunque di essere quasi delle divinità e regnavano secondo questi dettami.
Un'altra principessa famosa è Maria Teresa d'Austria. Anche lei ha regnato nella seconda metà del 1700 ed è diventata famosa soprattutto per un fatto particolare che a quell'epoca era veramente stranissimo ed insolito. È stata la prima ed unica donna ad aver ereditato il governo dei possedimenti della monarchia asburgica. Solo che questo fatto non è piaciuto a un sacco di persone, non è stato accettato e questo ha dato origine alla guerra di successione austriaca, dalla quale in realtà Maria Teresa uscì vittoriosa, però non poté diventare imperatrice, non poteva regnare e quindi fece eleggere suo marito come imperatore e si accontentò di essere l'imperatrice consorte. Un'altra principessa famosa è Isabella di Castiglia, che ha regnato tra la fine del 400 e l'inizio del 1500 ed è famosissima per aver finanziato il viaggio di Cristoforo Colombo. Cristoforo Colombo, ovviamente lo sapete tutti, era un esploratore, voleva esplorare, voleva andare appunto a scoprire le Indie, poi in realtà ha scoperto l'America, questo lo sappiamo tutti. Però per partire con le tre caravelle lui non aveva tutti questi soldi e questa disponibilità di denaro e la regina Isabella ha finanziato questa spedizione, quindi è diventata famosa anche per questo. Però in realtà è famosa anche per un altro fatto. Era una regina cattolica, fortemente cattolica, al punto che ha sostenuto il decreto secondo cui tutti gli ebrei che non volevano convertirsi al cattolicesimo sarebbero stati espulsi. Lei questo decreto lo ha sostenuto e ha rafforzato tantissimo il rapporto tra monarchia e clero. Quindi, oltre ad aver aiutato Cristoforo Colombo, si è resa protagonista di fatti importanti legati appunto al rapporto con il clero, con la monarchia e con alcune leggi come questo decreto appunto dettate dalla religione cattolica. Bene ragazzi, queste sono le principesse, alcune comunque delle principesse più famose nella storia. Fatemi sapere se tra queste ce n'è una che vi piace particolarmente oppure se ce n'è una che io non ho nominato ma che è la vostra principessa preferita. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.